Sono Katniss Everdeen e vengo dal distretto 12. Scherzavo, non sono Katniss Everdeen, sono Jolly Wipeout e benvenuti in un nuovissimo video. Voglio parlarvi di un nuovo social che sta spopolando. Voglio parlarvi di un nuovo social che sta prendendo largo tra tutti gli altri social e parlo di Periscope. Che cos'è Periscope? Periscope è un social dove voi, una volta registrati o una volta che accedete col vostro account di Twitter, perché è collegato da Twitter, potete fare delle live. Nelle live potete invitare chiunque, perché non è una live riservata a chi segue, a chi non segue, roba del genere, ma è una live aperta a tutti quanti, quindi anche persone che vengono da altri paesi stranieri. Nella home vi appariranno, nella home di Periscope vi appaiono o vi appariranno quando vi registrerete, se non siete già registrati, vi appariranno le persone che voi seguite o che avete intenzione di seguire. Per esempio, io seguo Silvia Nigro, che saluto e mando un bacione immenso, se volete seguirla vi link sotto il suo canale. E quindi mi esce la notifica che lei sta facendo una live o altre, tipo sta facendo makeup, piscina 91, eccetera eccetera. Questa cosa comporta che un determinato numero di persone vengono avvisate che appunto c'è una live in corso. Qualora una persona non seguisse un'altra persona, la live la può vedere lo stesso schiacciando sul simbolo del mappamondo che c'è in basso sulla barra di Periscope e può vedere tutte le live che ci sono nel mondo in quel momento, in quella ora, eccetera eccetera. Quando tu vai a guardare una live puoi inserirti in qualsiasi chat a meno che cioè puoi inserirti in qualsiasi live a meno che la live non sia già piena di tante persone e quindi non ti fa più accedere. Una volta che tu accedi alla live puoi vedere cosa sta facendo la persona, di cosa sta parlando. Per interagire ovviamente con questa persona puoi scrivere sotto nella barra della chat e spiegare e fare domande e fare quello che volete voi sotto nella barra appunto della chat e mandare dei cuoricini virtuali che sono quelli che vi appariranno poi di fianco, che sono tutti colorati, sono bellissimi. Io voglio parlare della mia esperienza con Periscope. Non in generale. Allora, io ho riscontrato che Periscope sia una cosa molto particolare perché mi ha aiutato a far conoscere il mio canale a tante persone di cui non sapevano proprio l'esistenza. Una cosa che a me ha dato molto fastidio è stato ricevere gli insulti su Periscope. Ora, io non voglio fare la maestrina e dire questa cosa va, questa cosa non va. Voglio soltanto dirvi che come avete la faccia di scrivere determinate cose che poi alla fine non sono insulti leggeri, sono insulti molto pesanti sotto la chat di un qualsiasi social, in questo caso di Periscope, dovete imparare ad avere il coraggio di andare fuori a qualsiasi persona, non a me perché alla fine io neanche li conosco, e vedere, siete in grado di dire le stesse cose in faccia a una persona? Io sono sicura al mille per mille che questo coraggio voi non ce l'avete, ma non perché non siate capaci o siate cotardi, per il semplice fatto che voi avete non lo so come la devo chiamare, avete la faccia tosta di scrivere sotto un commento, in questo caso live, quindi io lo leggevo live, e anche se lo ignoravo, continuavano ad arrivarmi tantissimi commenti di questo genere. Che cosa succede? Che io leggo i commenti, li posso anche ignorare, ci sono persone che possono rimanerci veramente male, ci sono persone che comunque non meritano questi commenti, perché alla fine io persona, io Jolly Wipeout, io ci metto la faccia, quindi io, tra virgolette, voglio fare qualcosa che piace a me. Chi sei tu che mi insulti, che mi prendi in questo modo, o non lo so. Sono sicura che questo messaggio, come entrerà da un orecchio, uscirà dall'altro, perché alla fine le persone continueranno a fare le cose come le hanno sempre fatte, perché alla fine vengono insultati i grandi di YouTube, figuriamoci i piccoli, viene insultata Michelinia, viene data della ladra, eccetera eccetera, quindi perché alla fine mi devo stare a lamentare io? Ma alla fine questo non è un lamento che sto facendo, è una cosa per farvi capire che alla fine voi che state a commentare in maniera negativa sotto i nostri video, in questo caso io parlo di Periscope, quindi sotto una live, sotto una cosa dove magari tantissime persone vorrebbero scrivermi cose belle, cose belle, però non possono perché si trovano questi insulti che interfacciano il loro messaggio, allora io sono costretta a chiudere la live ed evitare di sentirli e di leggerli. E magari ci sta quella persona che invece vuole parlare con me, mi vuole chiedere qualcosa, non lo so, qualsiasi cosa sia. Non è una bella cosa da affrontare, perché alla fine rendiamoci conto che voi dovete avere anche il coraggio di parlare e di saper dire determinate cose. Tipo, io l'altra volta ho fatto la live sul primo giorno di scuola per chiedervi più o meno che cosa, di cosa
avevate paura, eccetera, eccetera. Mi hanno chiesto con quanto sono uscita la maturità e tutte queste cose. Io comunque sono stata felicissima di rispondere, però arrivare a insultarmi sul fatto che io abbia preso un determinato voto alla maturità e confonderlo con altri voti, beh, mi sembra una cosa un po' inutile, anche perché voi non sapete la mia storia, non sapete niente di tutto ciò. Quindi io mi chiedo, a che pro fare queste cose? Non ha senso. Quindi la cosa che vi chiedo è, sì, partecipate alle live di Periscope, usate Periscope, perché Periscope veramente vi fa conoscere una marea di gente e fate in modo che voi siate conosciuti da tutti, però evitate di insultare la gente tramite Periscope, perché veramente è qualcosa di inutile, di stupido, di superfluo, che non serve a niente, quindi non capisco perché farlo, perché non serve davvero a niente. Io vi volevo dire giusto queste due parole, quindi secondo me sì, Periscope è utile se si usa con il giusto criterio, ma diventa anche inutile se alla fine le persone stanno lì soltanto per il... Pensavo, scrivetemi sotto nei commenti come la vedete voi, che cosa, se lo usate, se non lo usate, se preferite altre live, per esempio se preferite YouNow, se preferite la live di YouTube o altri metodi per fare delle live, o se preferite, che ne so, Skype, dove ci sono soltanto due persone che si guardano, non lo so, ditemi voi, scrivetemelo sotto nei commenti, mettete un bel like se il video vi è piaciuto, se ne volete altri. Noi ci vediamo al prossimo video e iscrivetevi al canale, mi raccomando, qui sotto trovate sempre il tastino dove pigiare iscrivervi, vabbè, fate voi, e mi raccomando, io spero che questa community cresca sempre di più, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!